Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo ancora una volta su One Punch Man, The Strongest Man, perché oggi, dato che sto notando che questi video di One Punch Man stanno piacendo parecchio, ho deciso di portarvi un'altra modalità di gioco che è presente per l'appunto all'interno di questo giochino per dispositivo mobile. Andiamo subito quindi a appunto immergerci in questo evento che praticamente non consiste altro che sfidare due avversari, almeno adesso sono due avversari perché aumentando di livello e aumentando ovviamente anche la difficoltà diventano più avversari, di cui dobbiamo affrontare un avversario buono e un avversario invece della fazione dei cattivi. Man mano che andiamo avanti, ovviamente riusciremo a come dire, a scalare la classifica e in un qualche modo iniziare a combattere contro eroi e personaggi cattivi dell'anime e del manga che ovviamente ci daranno sempre più difficoltà. Io vedete, sto scalando praticamente la classifica e sono arrivato praticamente quasi alla fine degli eroi di classe B. Infatti sono contro Sopracciglia, no, lui era Gorilla, mentre invece dopo c'è Sopracciglia e poi invece l'uomo Talpa della fazione dei nuovi mutanti del dottor Genos, che appunto devo affrontare. E la particolarità di questa sfida è per l'appunto che i buoni devo sfidarli con i miei personaggi cattivi, mentre invece i cattivi devo sfidarli con i miei personaggi buoni. Quindi è per questo che appunto vi ricordo che avere più elementi di diciamo dei buoni e dei cattivi vi serve anche per concludere altri eventi. Proviamo a battere Sopracciglione. Eccolo qua, dove praticamente abbiamo a disposizione come aiuto, perché come potete vedere le prime due truppe, ovvero queste qua che possiedono questo uno accanto, sono delle truppe speciali che possono essere utilizzate durante quel match. Ora, io in questo caso il re del sottosuolo ce l'ho già. Quindi non penso mi venga contato come aiuto. Sicuramente non posso metterne due, infatti. Quindi va bene. Utilizzo il re del sottosuolo. Tutti gli altri esperimenti, diciamo, umani. Qua posso mettere una skill. Potrei mettere quella del dottore, se lo utilizzo, o quella di Genos. Beh, allora a sto punto voglio mettere la skill del dottore. No, ma il dottore non me lo fa inserire. Ecco, in questo caso il dottore possiede la skill, cioè possiede comunque il fattore in più. E allora direi che la squadra la disponiamo in questa maniera, in modo tale da poter comunque affrontare tutti. Ah, addirittura sto utilizzando. Sì, vabbè, tanto io poi ce l'ho il mio re del sottosuolo. Ok, andiamo a fare la sfida così, vediamo un po' cosa riusciamo a concludere. Allora, lui in questo momento è da solo, non credo che possa evocare qualcuno, magari. Qua ovviamente non ho buffer come per il nostro, ovviamente, Spatent Rider, quindi però i danni. Ah, possiede il counter. Io però ancora non ce l'ho questa meccanica con il mio re del sottosuolo. Lui addirittura curava, se non sbaglio. Ah no, lui buffa? Cos'è che ha fatto? Non sono riuscito a capire. Vediamo se paralizziamo. No. Ah, mi sa che aumenta forse la potenza. Ah no, e cura anche, perché l'ha curato al re del sottosuolo l'ha curato, gli altri no però, non capisco perché. Beh, comunque sì, abbastanza easy questo combattimento. No, ancora il danno non gli ha fatto niente.
Counter decisamente OP. Olè. Oh, addirittura sostituito da un clone. Bello il dottore, figo il dottore. Perché poi quando praticamente ti crepa uno del team, ti viene sostituito da un suo clone. Quindi non è male questa cosa. Certo, il clone sarà debole, però non è male questa cosa. Andiamo ad affrontare invece l'uomo talpa adesso con questo team, che è un po' più particolare. Il bonus di Genos ne attivo soltanto uno. Non riesco ad attivare il doppio tipo. Però non capisco perché mi metta mazza. Ah, certo, palla dorata, probabilmente il supporto. E anche sì, anche il cobra. Però non lo so, loro potrei evitarli effettivamente. Vorrei mettere magari lui. Lui, anzi no, vabbè, meglio lui. E però se metto anche... No, vabbè, dai, lasciamo così. Ok, affrontiamola così la talpa. Sì, perché se avessi messo l'altro eroe mi avrebbe dato il bonus, però... Sempre fino a un certo punto. Allora, andiamo giù con Spartan Rider. Baffiamo. Vediamo i danni. Ok, i danni sono abbastanza fighi. Vi attacca tutti addirittura, ottimo. Dato weakness. Quindi facciamolo fuori. Che danni proprio niente. Ecco, già un po' di più. Allora, facciamo attaccare prima lui. Visto che comunque riesce a colpire tutti. Con Genos al solito facciamo il... Ok, ah, peccato, non posso mettere weakness. Okay, Genos comunque riesce a... ad assorbire. Allora no, non ho bisogno di buff, visto che già comunque sono messo abbastanza bene. Qua è un peccato. Anzi, eppure neanche più di tanto. Perché vediamo se riesco ad infliggere la weakness a lui. Bene. Bene, assolutamente bene. Peccato, quello ci è crepato. A palla dorata. Qui Genos attacchiamo. E con lui facciamo un altro bello attacco super. 1100 ho tolto però, pochissimo. Ok, non evoca più nessuno, quindi diciamo che adesso la situazione è ottima per me. Quindi sfruttiamo Genos adesso all'ennesima potenza. Ecco, si è attivata la passiva di Genos. Quindi adesso è un po' più forte. E mi dà il bonus anche di... bonus di boost. Una leva pochissimo lui. Che fa molti più danni comunque lui AOE effettivamente. Ok, siamo su 7 turni. Vabbè, dovremmo riuscire tranquillamente a farcela. In 7 turni non è un problema. Infatti. Come danno singolo è più forte senza la mossa speciale. E anche questo turno l'abbiamo superato. Adesso il prossimo, come potete vedere diciamo dal lucchetto che è presente qui al centro, si sbloccherà a livello 33. Quindi anche in base al vostro livello si sbloccheranno diversi tipi di battaglia. Un'altra modalità che invece volevo farvi vedere, innanzitutto prendiamoci le ricompense, perché è giusto che sia così. Un'altra modalità invece che volevo farvi vedere era quella... Diciamo dei combattimenti, ecco questi qua. Andiamo ad affrontare lui che è già praticamente quasi crepato. Così possiamo mettere anche lotta automatica qua. Tanto
Tanto diciamo che la situazione è abbastanza easy ormai. Vedete i danni. Praticamente questi è come se fossero dei boss locali, chiamiamoli così, che sconfitti poi vi danno delle ricompense. E invece poi nella prossima puntata vi faccio vedere addirittura il multiplayer, perché esiste anche il multiplayer, però il multiplayer in cooperazione e non il multiplayer in PvP. Ed è carina come modalità. E ve la farò vedere. Ok, siamo ormai agli ultimi turni. Non penso di riuscire comunque a sconfiggerlo io, forse. Beh, vedremo. Siamo al quarto turno. No, allora forse ci arrivo. Forse ci arrivo al quarto. Per il quinto turno ci arrivo. Ok, adesso comincia il nostro ultimo turno. Vediamo se riesco a... Sì, lo buttiamo giù. Lo buttiamo giù noi, ottimo. Abbiamo preso anche l'obiettivo e i premi, ovviamente, che ci vengono consegnati. Possiamo attaccare tre, diciamo, possiamo attaccare tre volte questi tipi di, diciamo, nemici locali. Che troviamo qui in questa mappa. E poi quando arriverò al rank 35 potrò sconfiggere anche lo Scarabeo Asura. Non so se effettivamente sarà anche questa una modalità multiplayer, però lo vedrò nel momento appunto in cui arriverò al rank 35. Va bene, direi che per questo video possa essere abbastanza, anche perché comunque non voglio fare video troppo lunghi per evitare di annoiare. So che poi magari determinate cose a lungo andare annoiano, quindi invece voglio fare piccoli video giusto per abituarvi al contenuto. Nella prossima puntata invece vi faccio vedere la multiplayer e vi faccio vedere anche le missioni di Saitama, che non ve le ho fatte vedere. Quindi per il momento è tutto, grazie ancora e ci vediamo alla prossima.